Buongiorno cari amici, sono qui per raccontarvi ancora questa storia della guerra che non finisce più. Finalmente sono arrivata quasi alla fine, vedo di poter fare questo video, magari tutto insieme, oppure adesso vedremo come va a finire. Allora, vi ricordate che io ero rimasta a casa con la zia, con la mamma, purtroppo non potevo più andare a vedere i miei amici partigiani, i ragazzi, purtroppo con la caduta del ponte di Casalecchio avevo finito tutta la mia storia. Per me, ricordi molto belli anche, brutti e belli. Allora, una sera cominciamo a sentire dei rumori strani nella strada. Mio padre disse: ma che cosa succede stasera? Aprimmo la finestra e vedemmo i carri armati tedeschi scappare. Fuggivano da Bologna. Porca miseria, puoi scommettere che arrivano gli americani. Difatti, la mattina dopo sentimmo degli urli, degli applausi, le bandiere che sventolavano dappertutto. Erano arrivati gli americani. La zia guardò nella strada e disse: sono arrivati i miei amici. Io sono una partigiana. Si aprì la giacca e fece vedere più un nastrino, mi ricordo rosso, con non so che patacca c'era lì attaccata. E mio padre la guardò e disse: ma sei matta? Tu sei una partigiana, ma non sei una fascista. Fino all'altro giorno abbiamo avuto i fascisti qua in casa e adesso mi dici che sei una partigiana. Certo, Umberto, io sono una partigiana. Fate raccontare dalla Lucia tutto quello che abbiamo fatto. Mio padre sbiancò. Disse: no, non è possibile. Lei prese la porta, mia zia fuggì in strada, la vedemmo che andò sopra a una camionetta americana e ci salutò dalla finestra. Ciao. Mio padre disse: no, questo è il massimo. Lucia, raccontami cosa hai fatto con la zia, che andavi sempre via con lei. Io raccontai tutto, spifferai tutto quello che sapevo, che avevo visto. Mio padre disse: Margherita! Margherita è il nome di mia madre, no? Prepara le valigie, subito, che ce ne andiamo da questa casa. Questa è una casa di matti. La zia è una pazza! Io cominciai a piangere. No, papà, no, io voglio stare ancora con la zia, perché con la zia mi sono tanto divertita. Ti sei divertita? Ma momenti, ci faceva ammazzare tutti! Ma stai scherzando? E così la mamma preparò le valigie. Arrivò la zia. Ma dove andate? Andiamo a casa nostra. Zia, tu sei una pazza! Mio padre era furioso contro di lei. E lei dice: ma no, dice, ma guardate, è andato tutto bene. Dice: la guerra adesso sta per finire, ma state ancora qui. No, 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 andiamo via. Andammo a casa. Come arrivai a casa? Dice: babbo, oh, ma la soffitta qui è ancora tutta sinistrata. Qui si vedono ancora le stelle. E mio padre: beh, adesso le puoi contare, tanto non c'è più, diciamo, la sirena che ci fa scappare nel rifugio. Adesso potete dormire tranquilli, bambini, e guardare le stelle, contarle. Oh, bella roba! Io e mio fratello cominciamo a ridere e cominciamo veramente a contare le stelle, ma con la serenità e la gioia che nessuno ci veniva più a bombardare. Erano già arrivati gli americani, potevamo stare tranquilli. E allora succede che il padrone, quando vide che eravamo arrivati a casa, disse: non preoccupatevi, fra 2 giorni vi accomodo tutto. E così dopo non potevamo più guardare le stelle dal nostro lettino, ma andava bene lo stesso. Alla mattina incontrai i miei amici. Grandi feste, grandi sorrisi, abbracci, baci. E perché ci ritrovavamo un'altra volta? E
insieme a giocare, finalmente. Potevamo dare sfogo alla nostra gioventù, che purtroppo era stata un po' bruciata, però qualcosa ci rimaneva ancora. Io avevo 9 anni, quasi 10, quindi ero ancora una bambina. E mi disse un mio amico che si chiamava Umberto: sai che giù nel prato, in fondo alla strada, ci sono degli uomini di colore che hanno un somaro? Dico, beh, dove l'hanno preso? Ah, non si sa, l'avranno rubato da qualche parte. Ma c'è un somarello che io, dice, ci vado tutte le mattine in groppa. Dai, oh, allora vengo anch'io. Ma scherzi, se c'è un somaro che ci può andare sopra a galoppare. E andai a fare l'amicizia con questi uomini di colore. Quando mi videro, uno grande, bello, alto, mi disse: tu bambina, come ti chiamati? Ah, dico, io mi chiamo Lucia. E da quel giorno tutti mi chiamarono Lucy. E mi prendeva in braccio, mi metteva sul somaro, io galoppavo, quanto ridere. Però un giorno gli dissi con questo uomo: dico, sai che tu, dico, mi sei venuto a mitragliare? Fa lui: io non avrei mitragliato nessuno. Dico, era uno come te. Dico, mi mitragliava, che a momenti mi faceva morire. Allora, noi adesso vi vogliamo tanto bene, ma prima voi ci volevate tanto male, no? Perché avete bombardato dappertutto, ci avete ammazzato. Ah, questo uomo rimase lì e disse: sai che hai ragione, però sai, questa è la guerra. Ah, ho capito. Dico, ma voi ce l'avete fatta pagare cara la guerra. Adesso vi abbiamo presi come degli amici, ma eravamo molto nemici. Eh sì, purtroppo era questo il destino. Io non capivo molto bene perché prima ci volevano male, poi ad un tratto mi prendevano in braccio, mi facevano divertire quando mi volevano ammazzare. Era per me una cosa che non riuscivo a comprendere in pieno. Beh, vabbè, comunque tutto questo passò, arrivò l'armistizio, finì proprio tutta la guerra e mio padre un bel giorno disse: bambini, adesso è arrivata l'ora della scuola. Ah, che capitolo triste. Tu devi fare la prima media con mio fratello e tu invece devi fare la quinta, perché nel frattempo avevo fatto tutti gli esami e ero riuscita ad arrivare fino in quinta. Sì, babbo, faccio la quinta, ma la farai in collegio. Ah no, 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 stavolta non mi freghi. Il collegio no. E così andai in collegio, perché tanti più forti vincono sempre. Beh, nel collegio devo dire che mi trovai bene, perché avevo anche lì tanti amici, studiavo, ma la cosa bella era che al pomeriggio si lavorava e io imparai a fare l'uncinetto, la maglia, cose che mi sono servite nella vita. Perché adesso io, che sono anziana e nonna, faccio i maglioncini, i berrettini per i miei nipotini. Quindi, se io non avevo avuto il collegio, non avrei saputo fare queste cose. Dunque, il mangiare nel collegio, beh, come minestra così andava anche bene. Ma la mattina, no. La mattina, pensate, c'era il latte in polvere. Non c'era il latte della mucca, bello, in polvere. Faceva schifo. Io non lo potevo mangiare perché vomitavo. E sapete cosa feci? Mangiavo la focaccia da sola, prendevo la tazza del latte e la rovesciavo in una pianta che era lì vicino a me. È andato a finire che questa pianta è morta. E io pensavo: pensa che se lo mangiavo io, quelli morivo io. Meno male che ho fatto morire la pianta. Presi un po' di sgridate, per non dire peggio, dalle maestre. Però tutto andò bene.
Dopo ho proseguito gli studi, sono diventata una segretaria d'azienda e non la ragioniere che voleva mio padre, perché io i numeri li odiavo. Quindi sono arrivata così a fare questa scuola e dopo mio padre disse: adesso che cosa facciamo? E io dissi: ma papà, andrò a lavorare. E difatti andai a imparare a cucire i maglioni, sempre nella lana. Per me la cosa più bella era cucire, era fare qualcosa di positivo, di concreto, di avere sotto le mani qualcosa. Un giorno andai con la mamma a fare una passeggiata sotto al portico del Meloncello. Qua vidi uno spettacolo che non avrei voluto vedere. Ve lo racconto perché rimane nella storia. Vidi un gruppo di persone che avevano in mano dei fucili e pistole, e vidi una donna sul marciapiede legata, magrissima, deve aver sofferto tantissimo. E poi vidi un uomo con la pistola che sparò. Indovinate chi era? Questa donna era Irma Bandiera, una grande partigiana che ha fatto storia. La vidi cadere come un sacco di patate e corse subito uno a coprirla con un telo. Questa visione mi è rimasta impressa per tutto il resto della mia vita. Non è stata una visione bella, era qualcosa di orribile. E non solo lei. Vicino a me, al mio palazzo, c'era una villetta dove c'era dentro una persona anziana che io chiamavo anche nonno, perché lo vedevo sempre. E c'era, lui era un fascista. E c'erano i partigiani che tutte le mattine andavano a fargli la falce e il martello davanti al suo muro, nella sua casa, gli dipingevano la faccia e il martello, e lui usciva con la vernice e sverniciava tutto, ridipingeva tutto, ridipingeva. Quando è finita la guerra, questo povero uomo, perché non faceva del male a nessuno, lo prelevarono di mattino. Lo portarono in fondo al prato della strada dove abitavo e lo uccisero. Non aveva fatto niente. I partigiani fecero un massacro, che andarono anche da mio padre in ufficio e portarono via 5 colleghi, perché erano iscritti al fascio, ma non avevano fatto niente di male. E i partigiani li uccisero. Questo è il capitolo più brutto di tutta la storia. Peggio delle bombe che cadevano, peggio di tutto. Perché non si può, dopo la guerra, fare anche la guerra civile, fascisti contro partigiani, partigiani contro fascisti. No, era una cosa che io
non la tolleravo e piangevo quando sapevo tutte queste angherie, queste cattiverie. Bene, la guerra è finita qua. Adesso non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi per tutti quelli che sono stati con me, che hanno letto le mie storie, hanno gioito con me, hanno pianto con me. Però prima di lasciarvi voglio fare una cosa più allegra. Vi voglio dire una canzoncina. Iscriviti, non lasciarmi più in pena, una frase, un rigo appena, calmeranno il mio dolore. Sarà forse l'addio che vuoi dare al cuore mio. Iscriviti. Non lasciarmi così. Ciao ragazzi, un bacione a tutti quanti e al prossimo video e alla prossima storia. Ciao!